Buonasera cari amici, ben ritrovati con Calcio di Categoria. Parliamo innanzitutto, iniziamo subito dando i nostri contatti dove potete segnalarci o mandandoci le vostre, i vostri messaggi di affetto al 366 40 46 052 oppure calcio di categoria @trcarpegna.net. È stata una giornata molto non positiva per i vertici per quanto riguarda la prima categoria, perché adesso dopo vi andremo a spiegare nel dettaglio con i risultati e classifiche, ma l'Azzurra, che era la seconda della classe e tuttora la seconda della classe, è a Corcia, ora si trova una sola lunghezza dall'Urbino, la capolista, e li sta col fiato sul collo. Quindi un campionato avvincentissimo e bello, forse come ci dicono gli addetti ai lavori, uno degli ultimi, dei più combattute degli ultimi anni, anche forse complice anche il turno di riposo che si è di cui si è parlato e discusso nel corso dei nostri appuntamenti con ospiti e non solo, e che noi ci rimaniamo sempre del fatto che va a danneggiare soprattutto le squadre che sono al vertice. Detto questo, nel girone A di prima categoria sono 5 punti che separano una possibile contendente ai playoff da una possibile retrocessione. È una classifica veramente corta, dicevamo l'Urbino, quindi è una sola lunghezza dalla contendente Azzurra, ma non solo, ci sono altre squadre che potrebbero ancora vincere il campionato, una partita molto, molto aperta anche sotto l'aspetto della retrocessione, ma dopo ne andremo a parlare. Mentre in seconda categoria rimane tutto invariato, dopo lo scorso big match fra la Vadese e l'Osteria Nuova, rimane invariato perché dopo il big match, ripetiamo, si era concluso con un pareggio, quindi un nulla di fatto per entrambe le squadre. Per questa giornata entrambe le squadre vincono e quindi rimane il divario sempre a 3 lunghezze. Per quanto riguarda invece la terza categoria, la Viridissima vince e distacca ancora notevolmente dalla seconda della classe, che ora è in coabitazione, quindi l'Avis Socorvaro viene raggiunto ancora una volta dalla Vigor Caprazzino, quindi questa stracittadina, queste due squadre dello stesso paese si contengono il secondo posto di terza categoria. Anche qui si parla di un campionato molto molto combattuto per quanto riguarda l'ascesa, quindi la vittoria finale, mentre c'è un notevole distacco rispetto alle altre squadre di classifica. Detto questo, andiamo a vedere subito quindi come è stato la prima categoria, questa ultima giornata, la 22ª giornata. Guardiamo insieme tutti i risultati. Marotta Audax Piobico 1-0, Tavernelle Avis Monte Calvo 0-0, Nuova Real Metauro Cagliese sempre 0-0, Pesaro Calcio Corinaldo 0-1, Fermignanese Falca Qualagna 2-1, Mercatellese Maior 1-0, Urbino Lunano 0-0, Sant'Orso Santa Cecilia Urbania 2-0. Pensate, solo 8 gol fatti in questa giornata, quindi veramente magro il bottino delle reti realizzate. Guardiamo anche la classifica, che è molto, molto discussa e molto avvincente per quanto riguarda le prime due, perché poi c'è un leggero distacco per la terza. Vediamo l'Urbino con 42 punti, Azzurra Vallefoglia 41, Lunano 34, Mercatellese insieme alla Fermignanese, Sant'Orso e Corinaldo, c'è questo 31 punti, questo poker di squadre con 31 punti, Avis Monte Calvo 29, Tavernelle 28, Nuova Real Metauro insieme all'Audax Piobico 27, Falca Qualagna 26, Marotta e Pesaro Calcio 24, Cagliese 21, Santa Cecilia 17, Maior 13. Ringraziamo la nostra regia, sempre pronta con le tabelle di giornata. Vi ricordiamo che le squadre con l'asterisco comportano, ripetiamo ancora una volta, il turno di riposo, quindi quelle che hanno l'asterisco dovrebbero aver già scontato il turno di riposo. Detto questo, come abbiamo detto in apertura, intanto come vedete non abbiamo ospiti, ma facciamo un in bocca al lupo chiaramente agli ospiti che sono stati con noi la scorsa giornata. Andiamo proprio a parlare di Vadese e subito dopo parleremo chiaramente di Sant'Angiolese in terza categoria, ma prima parliamo di prima categoria, dove l'Urbino ha pareggiato un pari senza reti fra la capolista, che ulteriormente arresta la marcia, con il Lunano, una gara molto difficile, come
tutte le carte erano da pronostici, quindi è stata una gara molto combattuta, un punto che non soddisfa né nessuna delle due squadre, ma comunque smuove la classifica per quanto riguarda l'Urbino, scusate, l'Unano, mentre la capolista rimane a solo una lunghezza, come dicevamo, dalla seconda della classe, che è l'Azzurra. Azzurra che riposava, ma è lì, quindi una sola lunghezza, grazie al turno che ha al turno di recupero che ho osservato nell'infrasettimanale, rifilando un poker, pensate, al Corinaldo Calcio, nel difficile campo del Corinaldo. Invece in quarta posizione la Mercatellese torna alla vittoria proprio nel campo interno del Mercatello, superando all'ultimo assalto un'ottima Maior. È l'ultima della classe, ma dà sempre del filo da torcere a tutte le squadre. Solo all'ultimo ne spunta la Mercatellese, che gioca una partita esemplare soprattutto in fase di copertura, ma alla fine, sapete, la Mercatellese soprattutto in casa riesce a tirare fuori il meglio di sé. Poi, a distanza di quasi due mesi, noi gli facciamo un in bocca al lupo e una buona fortuna, perché a distanza di ben due mesi torna a vincere la Fermignanese dopo quella telenovela di Parigi che è salita alla ribalta un po' della stampa locale. Non solo la Fermignanese, ma poi ne andremo a parlare di altre squadre che sono caratterizzate dalla cosiddetta pareggite, dopo ne andremo a parlare approfonditamente. Quindi a distanza di due lunghi mesi torna a vincere la Fermignanese nel derby con la Falca Qualagna. Dopo il vantaggio dei rossoblù, i lanieri pareggiano e poi rimontano la sfida. Con questi tre punti i lanieri tirano un sospiro di sollievo e tornano in piena zona playoff, prima del match che si potrà vedere prossimo sabato, un grande match di alta classifica contro il Lunano. Mentre per la Falco, che nel prossimo turno riposerà, è una piccola battuta di arresto nella propria corsa verso la salvezza. Come avete visto, questa giornata non abbiamo le immagini, che torneranno dalla prossima giornata per quanto riguarda la prima categoria. Mentre il Sant'Urso vince con una partita molto complicata con l'altra squadra, che sapete in prima categoria retrocedono due squadre, quindi con l'altra squadra di coda, che è il Santa Cecilia. Una partita tutt'altro che semplice, dove la spunta con un classico 2-0, ma molte le occasioni, soprattutto anche del Santa Cecilia, che però non riesce a trovare il gol, e portano però a casa i tre punti fanesi, ma paradossalmente escono dalla zona playoff, perché sappiamo questa classifica corta comporta l'uscita e l'entrata di squadre ogni giornata, cambia a rotazione questa classifica. Vince invece con il minimo di sforzo il Corinaldo, che quindi dopo la battuta di arresto pesante nel turno frasettimanale del recupero torna a vincere in casa del Pesaro Calcio grazie a un calcio d'angolo, quindi col minimo di sforzo. Reti inviolate invece fra Tavernelle e Montecalvo al termine di una bella gara, vivace combattuta ma con rare occasioni da gol. Altro risultato ad occhiali, come si suol dire nel linguaggio calcistico, fra il Real Metauro e Cagliese. Il punto consente ai gialloverdi, quindi del Real Metauro, di smuovere un po' la classifica, in particolare quindi ai gialloverdi, che sono reduci da ben tre sconfitte, due proprio arrivate per calci di rigore. Per concludere, in chiave salvezza, partita vivace e di cuore, con determinazione e grinta, il Marotta ha condotto e ha fatto sua la gara contro il Piobbico, quindi porta a casa tre punti importanti dopo un paio di occasioni per parte, che però il Piobbico non ha veramente mai messo in difficoltà il portiere del Marotta. Detto questo, andiamo, sapete, ripeto, non abbiamo immagini, quindi andiamo a vedere subito il prossimo turno, che si tratta quindi di 23esima giornata del girone A di prima categoria, dove vediamo la grandissima partita fra Lunano e Fermianese, che si giocheranno sicuramente un posto in playoff. Altra sfida in chiave salvezza fra Santa Cecilia e Marotta. Poi c'è un derby fra Cagliese e Mercatellese, l'Azzurra con la nuova Real Metauro, Maior Pesaro Calcio, Avis Montecalvo Sant'Urso 1980, Corinaldo Tavernelle, Audax Piobbico Urbino 1921. Quindi chiaramente l'Urbino sarà in trasferta mentre l'Azzurra in casa. Detto questo, concludiamo quindi con la prima categoria,
E apriamo come sempre le porte al girone A della seconda categoria, dove neanche qui il destino è già scritto, perché sappiamo, come ripetevamo nella scorsa puntata con l'amico del Piccinini della Vadese, è ancora una partita aperta sicuramente fra le due contendenti, ma non solo, perché c'è anche una Real Altofoglia lì pronta a fregare un po', fra virgolette, il posto alle altre due squadre, mettete il caso che si fermino, e Real Altofoglia, che ne andremo a parlare a breve. Prima guardiamo tutti i risultati, anche in questo caso di 22esima giornata. Valfoglia Tavoletto Borgo Pace 0-0, Visca Navazzo Carpegna 1-1, Pole Casinina 0-1, Montecchio Fermignano 1-2, Real Altofoglia Monte Cerignone 1-0, Olimpia Osterianova 0-1, Peglio Pianimeto Frontino 1-1, Vadese Schieti 2-0. Qui un pelino di gol in più fatti, 12 gol, ricordiamo due solo le vittorie in casa, quindi che riguardando i risultati possono permettersi di vantare quindi la stessa Real Altofoglia e la Vadese, chiaramente due squadre al vertice, non hanno sbagliato fra le mura amiche. Le vittorie esterne sono tre, chiaramente non poteva sbagliare lo Osterianova, che vince a Macerata Feltrea. Tre i pareggi. Parlando di pareggi, il Carpegna, dopo ne andremo chiaramente a parlare, ma è al suo quinto pareggio di fila. Guardiamo la classifica. Dicevamo una classifica anche qui ancora in discussione, a parte chiaramente parlando delle due della classe, guardiamola come la vedete in grafica, le prime due Osterianova 51 e Vadese 48, poi a ben 10 punti invece dalla prima c'è Real Altofoglia con 41, Casinina 36, Pianimeto Frontino 35, 32 per Peglio e Fermignano e Visca Navazzo, Schieti a 30, Monte Cerignone 28, Montecchio 26, Macerata Feltrea 23, Carpegna 21, Pole e Valfoglia Tavoletto 17, Borgo Pace 15. Anche sicuramente la zona più discussa e più aperta è la zona salvezza, dove troviamo ancora molte squadre che potrebbero sicuramente, come avete potuto vedere dalla zona destra della classifica, sono tutte le possibili risucchiate nel ciclone playout. Vediamo Montecchio, Macerata Feltrea, Carpegna, Pole, Tavoletto e Borgo Pace. Sicuramente queste squadre, chiaramente due sole faranno i playout, comunque ancora è aperta questa discussione. Parlando di Carpegna proprio, ne andremo adesso, andiamo a vedere le immagini, una breve sintesi tratta dal Don Bramante Ligi di Canavaccio. Ripetiamo, con il quinto pari di fila per i biancazzurri del Carpegna, un 1-1 finale, e andiamo a vedere, poi andremo a discutere e a parlare di qualche azione saliente. Abbiamo potuto vedere, ringraziamo chiaramente come sempre il nostro amico
Michele Scaramucci per queste bellissime immagini, un occhio sempre attento per tutto quello che succede nelle gare a Cannavacciuolo e non solo. Come avete potuto vedere, quinto pareggio di fila, nono stagionale per la squadra di mister Lazzarini, così fra virgolette ribattezzata la squadra del Pari, un Carpegna che non sa più vincere, ma sicuramente è molto fatica da battere, perché un quinto pari di fila, un'altra volta recuperato, come avete potuto vedere, ad andare in vantaggio sono i biancocelesti di casa, e poi con il primo centro stagionale di cui noi facciamo un complimento, è ad opera di Marco Lazzarini, e riesce a riportare in pari la gara e quindi a concretizzare l'1-1 finale che vale il quinto pari di fila e un altro punto sicuramente importante per la in chiave salvezza. Punto importante che per la Visca Navaccio, sicuramente, dove si trova in questo momento, come abbiamo visto dalla classifica, poteva sicuramente finire con una vittoria, magari per provare a centrare i playoff, magari per ritagliarsi un posto in playoff. Ancora la corsa è aperta, ma sicuramente una vittoria sarebbe servita a tutte e due le squadre. Campo, come diciamo sempre nel corso di queste puntate, molto molto, molto stretto e molto complicato in cui andare a fare punti. Ha portato a casa i tre punti solo la Vadese, e sicuramente, chiaramente, come avete potuto vedere, è stata una gara comunque combattuta dal Carpegna e un buon punto portato a casa. Per quanto riguarda la vetta, come abbiamo visto dalla classifica, rimane ancora invariato, come abbiamo detto in apertura, fra Osteria Nuova e Vadese. Osteria Nuova che vince di misura nel campo di Macerata Feltre al termine di una gara povera di occasioni. Invece continua la serie positiva della Vadese, dei giallorossi, che è allo stadio in casa, quindi allo stadio Ceccarini, non sbagliano il colpo, grazie in un primo tempo, la gara l'hanno chiusa sicuramente nel primo tempo con il classico risultato all'inglese, un 2-0 allo Schieti. Che uno Schieti che costruisce tanto ma riesce poco a concretizzare, infatti alla fine non riesce neanche a realizzare neanche un gol. Uno Schieti che comunque è stato sempre in partita, ma avendo subito due gol nel primo tempo, poi ha cercato sicuramente la rete per riaprire la partita, ma hanno pagato in gran forma la difesa locale, che è riuscita a sventrare ogni colpo biancorosso. Vince anche il Real Altofoglio, come abbiamo detto all'inizio, a cui basta un calcio di rigore trasformato dai ragazzi, quindi dai giallorossi, contro l'ex di giornata, il portiere Corbellotti. Stiamo parlando quindi di Monte Cerignone, Real Altofoglio che batte Monte Cerignone, a cui basta il minimo dello sforzo, quindi un 1-0. Riconquista la quarta posizione, finalmente torna a vincere questo Casinina, che dopo tre turni lo fa in extremis, proprio al limite in piena zona recupero, contro l'Epole Calcio. Successo di misura, quindi, che vale chiaramente tre punti importanti per credersi almeno per la lotta playoff. Poli invece che perdono un'altra buona occasione per la loro lotta alla salvezza. Pari tra Peglio e Pian di Melito Frontino, in vantaggio vanno i biancazzurri grazie a una rete dall'altro Lazzarini, il fratello Lorenzo Lazzarini, un autogol, ahimè, che porta in vantaggio il Peglio. Poi Conti riporta in pari la situazione. Ci hanno detto gli addetti ai lavori, è stato decisivo in tanti interventi il portiere carpegnolo Guido Belfortini, a cui noi facciamo un in bocca al lupo. Dopo due pari invece cade il Montecchio, dopo i pari, quei 2-2 frutti con le due neopromosse Carpegna e Borgopace, cade questa volta fra le mura amiche ad opera, quindi viene battuto dal Fermignano. Nello sconto salvezza invece, per chiudere, un nulla di fatto a reti inviolate fra Borgopace e Valfoglia Tavoletto, rispettivamente l'ultima e la penultima della classe, un 0-0 che non cambia e non serve assolutamente a nessuna delle due per le sorti di entrambe le squadre. Detto questo, conclude qui la nostra analisi di giornata. Guardiamo in rilievo quale sarà il prossimo turno, anche in questo caso si parla di 23ª giornata. Vediamo lo Schieti impegnato in casa con il Montecchio, Pian di Melito Frontino, Olimpia Macerata Feltra,
un derby molto sentito di giornata. Montecerignone Peglio, Fermignano Pole, Casinina Real Altofoglia, uno scontro quindi a playoff al vertice, Carpegna Vadese, Ostia Nuova Valfoglia Tavoleto, Borgo Pace e Viscanavazzo. La Vadese che quindi verrà, Carpegna quindi ospiterà la seconda della classe, la Vadese, sarà una sfida storica perché sarà la prima chiaramente per come gare, possiamo dire così, ufficiali, perché c'è stata in qualche occasione in gare amichevoli, ma è la prima volta che verrà a giocare al Belfortini e noi chiaramente vi trasmetteremo le immagini in una bellissima giornata di sport, noi ce lo auguriamo. Guardiamo allora, concludiamo qui quindi la nostra analisi della seconda, del girone A di seconda categoria, concludiamo con la terza categoria. Oggi siamo un po' sbrigativi, ma sicuramente non abbiamo quando non abbiamo gli ospiti in studio non abbiamo altri pareri, quindi noi andiamo avanti più del solito. Andiamo a vedere la terza categoria, anche in questo caso qui si parla ancora di 18ª giornata, ma chiaramente si parla anche qui di tante squadre che hanno da ritagliarsi il loro posto sia alla promozione diretta ma anche per i playoff. Guardiamo quindi i risultati della 18ª giornata. Avis Sasso Corvaro Monte Copiolo 1-0-0, Acquaviva Sant'Angelo 0-4, Atletico Lucceoli Sant'Angiolese 1-2, San Silvestro Torre 1-3, Montelabate Vigor Caprazzino 0-3, San Sisto Veridissima Pecchio 0-2. 16 gol fatti, anche in questo caso in terza categoria si realizza di più. Guardiamo anche la classifica, come dicevamo in apertura, ormai lanciata la Viridissima Pecchio, a cui manca veramente poco per laurearsi campione, ancora non è detto, ma sicuramente ha avuto una grande crescita rispetto all'inizio. Viridissima Pecchio 44 punti, Vigor Caprazzino e Avis Sasso Corvaro 36, 30 per Sant'Angelo e Sant'Angiolese, Atletico Lucceoli 24, Monte Copiolo 21, Torre 17, a 16 punti troviamo Piobico 90 San Sisto, a 13 San Silvestro e Acquaviva, sempre ferma lì a 3 punti il Montelabate. Dicevamo terza categoria che vede queste squadre, sicuramente le prime tre, anche la Sant'Angelo e il Sant'Angelo, ma per quanto riguarda la vittoria finale sicuramente queste prime tre sono quelle più attendibili. Torna a vincere e a aumentare la distanza la Viridissima Pecchio dopo il pari nello scontro diretto della scorsa giornata con la Vissa Socorvaro, e battuta all'inglese il San Sisto per la 14ª vittoria in campionato, quindi ben 14 gare vinte su 17 giocate. Altro pari invece per l'Avis Sasso Corvaro, che frena ancora ulteriormente, non riesce ad andare oltre lo 0-0 nella gara interna contro il Monte Copiolo, quindi una gara con l'ex Frane, non riesce a fare gol alla sua ex squadra. Buon punto dunque per i montecopiolesi nella difficile gara allo stadio Torri di Mercatale. Ritorna a vincere, quindi raggiunge a pari merito, pari punti, i cugini dell'Avis Sasso Corvaro, la Vigor Caprazzino che gli raggiunge momentaneamente il secondo posto, terzo per gol di scarto, che riaccende quindi un po' di speranza con il tri servito ai danni dell'ultima della classe, il Montelabate. A pari punti anche i due santi, Sant'Angelo e Sant'Angiolese. I biancazzurri servono un poker all'Acquaviva, mentre i ragazzi del Sant'Angelo in Vado, a cui anche loro vanno i nostri saluti dell'ospite della scorsa puntata, il DS Fraternali, vincono ancora di misura nell'insidiosa trasferta di Cantiano con l'Atletico Lucceoli, e quindi li avevamo visto un po' preoccupato, noi siamo contenti che siano riusciti a superare anche questa sfida. Nella rincorsa invece ai playoff il tripletta del Torre per quanto riguarda non i playoff ma la metà classifica perlomeno ai danni del San Silvestro, e in questo caso invece riposava il Piobico 90 che quindi non dà altro filo da torcere riposando. Guardiamo quindi per concludere quello che sarà il prossimo turno, anche in questo caso vedrà delle belle sfide. Torre Acquaviva, Vigor Caprazzino sarà impegnata quindi in casa con l'Atletico Lucceoli, Sant'Angelo Avis Sasso Corvaro, il Sant'Angelo proverà a fermare la seconda della classe e a conquistare qualche punto per i propri playoff, Sant'Angiolese San Silvestro,
Montecopiolo San Sisto, quindi sicuramente la partita più attesa e più accesa di giornata, un derby di Alto Montefeltro fra due compagini che da tanti anni cercano di raggiungere o quantomeno di vincere i playoff, sicuramente sarà una gara ricca di pubblico. Per chiudere, Piobico 90, Monte Labbate. Noi concludiamo qui la nostra analisi di giornata, facendo sicuramente il nostro in bocca al lupo prima di tutto a tutte le squadre, come io ci tengo a fare tutte le volte. Faccio anch'io un appello ai giovani e meno giovani di fare sport, perché fa bene, soprattutto iniziate a praticare calcio e quantomeno appassionatevi, circondatevi nel mondo del calcio, che è lo sport più bello del mondo, così per ripetere, per essere ripetitivo. Per qualsiasi informazione anche potete scriverci al 366 40 46 052 oppure calcio di categoria @trcarpegna.net oppure per informazioni pubblicitarie avete visto commerciale @trcarpegna.net. Io concludo qui il mio appuntamento dandovi appuntamento al prossimo martedì. Grazie per l'attenzione, continuate a seguire il calcio, che è lo sport più bello del mondo. Grazie.